possiamo andare. Allora, buonasera a tutti. Scusate l'attesa, ma in questo momento ci dicono che la Sonia Alfano è arrivata da Augusta, quindi possiamo partire, se no poi dopo c'è il Consiglio Comunale e resteremo solo le sedie, resterebbero. Intanto vi ringrazio per essere venute, perché di lunedì è una giornata un poco felice per organizzare la cosa, però la Sonia Alfano ci ha dato solo questa disponibilità. Questo incontro era voluto dalle segreterie regionale e provinciale sicuramente in un'altra data, in una giornata più idonea, ma è andato così e spero che, data la presenza di accettabile, dato la giornata, siamo contenti lo stesso. I temi che affronteremo si immaginano dal tabellone, sono di ambientale e di lavoro, d'altronde non c'era altra scelta. Si voleva parlare di altri argomenti, ma dato gli eventi catastrofici degli ultimi tempi, era il caso di rimarcare un poco il degrado del territorio e la salvaguardia di tutto il danno che si è fatto in questi anni. Sicuramente i relatori approfondiranno l'argomento e mi auguro che di queste cose ne possiamo avere altre in futuro con tutti i gruppi di altri partiti politici, anche diciamo del centrodestra e del centrosinistra insieme, perché i problemi di questi interessano tutti. Penso che quando si brucia una lampada in una strada toglie la luce sia alla destra che alla sinistra, quindi bene, è il momento di cambiare il registro e cominciare a dialogare di più tutti insieme. Buon lavoro, vi presento qua Del Raffaele, che è il presidente del circolo di Priolo, la Monaca del gruppo dei Grillini, il professore Solarino lo conoscete, la nostra segretaria provinciale, la Valeria Coco, la Raffaele Gentile e Angelo Musumeci, che è sempre del gruppo del non rigassificatore di Priolo, se non sbaglio. Sì, non sbaglio. E allora do la parola alla segretaria che continuerà. Mi raccomandano chi parlerà da questa parte di non avvicinarsi qua, se no succede un po' di ribombo, e di tenere il microfono a quattro dita dalla bocca. Buonasera a tutti, i ringraziamenti li ha fatti Nino, io farò un intervento di 3 minuti e mezzo come mi hanno detto. Ambiente e lavoro è un titolo molto vasto, si presta a delle discussioni che potrebbero durare ore, ma penso che dei problemi che ci sono sul territorio di Augusta ne abbiamo parlato, sentito parlare, ci siamo parlati addosso, ci abbiamo litigato, ci abbiamo fatto le elezioni, ci facciamo le proposte. Italia dei Valori si propone come alternativa, va bene la denuncia, va bene andare a fare divulgazione ed informare la cittadinanza che spesso è inconsapevole perché non è informata, però la cittadinanza aspetta anche un'alternativa. Io sono un tecnico, mi occupo di impatto ambientale, ma il mio intervento stasera è da segretario provinciale, per cui quello che sono qui a portare sono i saluti del partito, i ringraziamenti a chi ha organizzato questa manifestazione, a chi è venuto, a chi ci ascolta, a chi ci vorrà dare una mano, ma soprattutto l'indirizzo del nostro partito, che è quello di dare la possibilità chi ha delle proposte concrete e fattive di portarle avanti, di collaborare con il territorio e di dare delle risposte concrete che vadano al di là della denuncia. La denuncia è bella, la denuncia ci vuole, perché se non c'è la denuncia noi non sappiamo cosa succede, però dopo la denuncia ci vuole la proposta. Allora mi piacerebbe che stasera, non dico che venissero fuori tutte le proposte, ma che si cominciasse a lavorare in questo senso, perché mi sembra che oltre ai problemi del rigassificatore, oltre ai problemi dell'atmosfera, oltre ai problemi del mare, oltre ai problemi dell'acqua, oltre ai problemi dell'alimentazione, cancro, nascita di malformati, e posso continuare all'infinito, abbiamo tanti problemi, e allora cominciamo ad affrontarli, magari non tutti, a uno, diamo le nostre proposte, vediamo la fattività delle proposte e soprattutto cerchiamo chi è disposto a dare risposte, perché chi dovrebbe darci le risposte si presenta soltanto quando è periodo elettorale, e non è la prima o l'ennesima volta che vengono a parlare, si sale sui palchi, si promette, verrà fatto questo, verrà fatto l'altro. Io fino a stamattina ho raccolto le denunce di impiegati, fino a poco fa ho raccolto le denunce di operai che hanno perso il posto, perché
quello che ha portato in grande risalto la zona industriale quando è nata è stata l'opportunità di lavoro. Bene, ormai l'opportunità di lavoro è finita. Checché dica Tremonti, il posto fisso non c'è e non ci sarà. Dobbiamo prendere atto che dobbiamo innanzitutto vivere una vita dignitosa e prendere delle decisioni o far prendere delle decisioni che non mirino soltanto a far cassa, a risparmiare dei soldi, a dire io ho messo da parte questo per fare che cosa? Niente. Io sono disposta a pagare di più se c'è il servizio, ma non posso pagare se non c'è il servizio. Non posso pagare se non ho un sistema che mi garantisca di vivere una vita dignitosa in un posto dove voglio vivere, sono nata, voglio fare nascere i miei figli. Allora se me ne devo andare che me lo dicessero, se dobbiamo essere trattati come dei cittadini a scadenza che ce lo dicessero. Forse io vado un po' oltre e questo è dato dalle mie competenze tecniche, ma non c'è tutto questo futuro roseo. E allora prendendo coscienza di questo dobbiamo decidere noi cosa vogliamo fare, se vogliamo continuare a lavorare e vivere in questo ambiente, in questo posto, e poi impegnarci tutti, da chi può portare l'apporto più piccolo, il minimo, a chi può essere portavoce delle nostre istanze per garantirci la sopravvivenza e la dignità nella sopravvivenza. Grazie a tutti.